loro stabilimento. Quando abbiamo deciso di impiantare una fabbrica a Georgetown, mi dissero di non aspettarmi personale esperto. Quindi abbiamo cominciato da zero. Li abbiamo addestrati portandoli in Giappone per un mese. Quindi riportandoli indietro e continuando l'addestramento ancora e ancora, provandoli sul campo. Naturalmente ero preoccupato della situazione non ben sperimentata, ma subito hanno dimostrato un'abilità molto superiore a quanto mi aspettassi e fin dall'inizio hanno prodotto macchine di ottima qualità. Il processo di selezione inizia negli Stati Uniti, poi le persone vengono mandate in Giappone presso la nostra compagnia. Questo è un processo veramente lungo. Nel corso dei test non chiediamo esperienza precedente, ma piuttosto doti di leadership e capacità di lavorare coralmente. Il nostro management pensava che la sindacalizzazione fosse una scelta dei nostri operai e attualmente i nostri dipendenti non sono iscritti al sindacato. Penso quindi che siano abbastanza soddisfatti dei nostri quadri dirigenti. La Toyota ha un suo metodo di produzione, la Lean Production. Tutte le nostre fabbriche giapponesi applicano questo sistema. We've achieved this Toyota production system in all plant in Japan. One of the features is every day we produce. Una delle caratteristiche è di produrre ogni giorno lo stesso numero di veicoli, non solo la macchina, ma anche le componenti. And other example, we have a line stop system. Un'altra caratteristica è che abbiamo un sistema di bloccaggio della linea che consiste in un pulsante raggiungibile lungo tutta la linea. E ogni volta che ci sono dei problemi durante la produzione, basta premere il pulsante per bloccarla. Anche questo sistema è stato trasferito qui con molta facilità. This system also could bring in here. Produciamo tante macchine quante ne servono e quando servono, così da non avere grandi giacenze di magazzino. Produciamo una macchina ogni 57 secondi e stiamo tentando di produrre anche tutte le componenti negli stessi 57 secondi. Inoltre stiamo incrementando il sistema di just in time con i nostri fornitori e attualmente già 30 o 40 di loro lavorano con questo sistema. Mi sembra pertanto che tutto proceda con successo. Abbiamo detto prima, il successo della rivoluzione giapponese non è nell'organizzazione della fabbrica soltanto, ma in tutto quello che le sta attorno. E ogni paese la traduce in una sua cultura. Adesso naturalmente ci interessa vedere la risposta italiana. La dividiamo in due capitoli. Primo, e lo vedremo poi con dei filmati estremamente interessanti, la risposta tecnologica, straordinaria, formidabile, cioè un processo di automazione molto forte, e vedremo gli stabilimenti di Termoli per produrre motori, gli stabilimenti di Cassino per produrre automobili e lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, anch'esso per produrre automobili.